Bologna è il presente e il futuro di Marco Di Vaio, uno che non abbandona la piazza dopo aver attraversato difficoltà sportive e societarie. I suoi gol potrebbero regalargli un palcoscenico più grande e luminoso, invece restano a servizio di un club di provincia. Il rosso-blu come dimensione ideale, 24 centri il primo anno, 12 il secondo e quest'anno sono già 13 in 21 gare. La media strepitosa, 0,6 gol a partita, è la più alta del dopoguerra in casa emiliana con il mito Bulgarelli alle spalle. Decisivo sempre come l'anno scorso, quando segnò una doppietta vitale nello scontro diretto con il Parma. Determinante soprattutto quest'anno, perché senza il capitano i rossoblù non avrebbero potuto affrontare la bufera dirigenziale e avere due punti in più rispetto al 2010. Da tre anni a questa parte il conto lo paga lui, con la vena realizzativa e il carisma. Di Vaio è soprattutto un punto di riferimento nello spogliatoio, l'uomo con cui si confrontano i compagni e i capi. Così protagonista da mettere in ombra i partner d'attacco. Marazzini è tramontato, Zalaieta non ha retto il passo, mentre Jimenez è ancora in fase di adattamento. Non è facile convivere con uno al di sopra della media, secondo solo a Ibrahimovic nel 2009 e ora in lotta con Di Natale e Cavani nella classifica dei bomber. Continuare a segnare a 34 anni suonati è la missione di adesso, l'abito da dirigente in futuro, ma solo dopo aver prolungato il contratto in scadenza a giugno, sempre comunque a Bologna, perché forse non vale la pena essere il vice Milito quando altrove sei il numero uno.